In questo video. Ragazzi, sta succedendo una cosa molto strana. Cioè, sto attaccato al wifi di casa mia. Non mi trova più wifi. Ascoltatemi bene. Perché se mai doveste trovare un wifi con questo nome, non entrateci mai. Ma prima, che voi abbiate un iPhone, un Mac, un PC Windows, oppure un glorioso telefono Android. Allora beh ragazzi, lasciate che vi dica che non potete perdervi questa cosa. Date un'occhiata al link qui sotto nella descrizione e scaricate questo gioco gratuito. Quale? Beh, ovviamente, Shakes and Fidget. Ho sentito parlare di una cosa in realtà. È possibile imbattersi in un misterioso dungeon. Un dungeon leggendario. Vediamo di che cosa si tratta. Se deciderete di avventurarvi in questo dungeon, beh, sappiate che incontrerete misteriose creature come la scrofa poverella. Potrete ricevere delle chiavi ed entrare in porte che dovrebbero rimanere chiuse. Ma sappiate una cosa: se riuscirete mai a raggiungere la porta numero 100, ci sarà un glorioso bottino ad aspettarvi. Il link del gioco è qui sotto nella descrizione. Scaricatelo tutti gratuitamente e fatemi sapere se riuscite a prendervi il tesoro finale. Ma ora andiamo con il video. Cameriere? Salve, mi dica. Potrebbe darmi cortesemente la password del wifi? Un attimo che la imposto subito. Ecco fatto. Tenga. Ah, grazie mille. Ma non funziona più il telefono. Quello che avete appena visto, ragazzi, è qualcosa che potrebbe accadere davvero sul vostro telefono. Ascoltatemi bene, perché se mai doveste accedere alle impostazioni del vostro telefono, andare su wifi e trovare un wifi con questo nome, non entrateci mai. Quest'oggi, ragazzi, vi mostrerò che cosa può succedere se si accede ad una rete wifi sul proprio iPhone, a cui beh non si dovrebbe mai accedere. Se volete un altro video con tantissime altre utili informazioni come quella di oggi, beh mi raccomando, distruggete il pulsante dei mi piace e iscrivetevi al canale. È gratis e se non vi trovate bene, beh ragazzi, potrete sempre eliminare l'iscrizione. Inoltre beh vi metto qui sotto in cima alla descrizione un mio video molto recente dove vi mostro le cose più assurde, i virus più strani che possono capitare al tuo iPhone. Andate a dare un'occhiata, è molto figo. Ma adesso veniamo a noi. Se avete un telefono Android, beh ragazzi, ritenetevi fortunati perché questo problema non vi riguarda. Potete stare tranquilli e dormire sonni sereni. Ma se beh avete un iPhone, allora fate molta attenzione, perché attualmente il problema non è stato ancora risolto da Apple e potrebbe accadervi, soprattutto se vi capita di connettervi spesso a wifi di bar, se andate a fare l'aperitivo da qualche parte o in qualsiasi altro posto fuori dalla vostra casa. Beh, fate tantissima attenzione, ragazzi. Se infatti doveste mai trovare un wifi con questo nome, ragazzi, o qualcosa di questo genere, beh, accedendovi, si potrebbe presentare un problema non da poco sul vostro telefono, ovvero che, beh, dopo aver fatto l'accesso a questo wifi, il wifi sul vostro telefono non funzionerà più. Piccolo problema. Ma non vi preoccupate, beh, salvate questo video, perché se dovesse succedervi, tra poco vi mostrerò anche la soluzione. Già in passato è capitato che con alcuni caratteri strani gli iPhone cominciassero ad impazzire. Più volte è successo. E questo, beh, è un caso abbastanza simile. Ora voglio fare una cosa abbastanza folle. Voglio cambiare il nome del wifi di casa mia con il nome che, beh, farebbe impazzire qualsiasi iPhone e vedere se questa cosa è vera. Per fare questo test, beh, userò il mio iPhone d'oro, che attualmente ha anche installato iOS 16. Chissà se funzionerà. Ok, ragazzi, ci siamo. Ho cambiato il nome del wifi e adesso proverò a collegarmi. Vediamo se l'iPhone riesce a trovarlo. Ok, eccolo qui. Perfetto ragazzi, questo è il nome incriminato. Se la rete wifi a cui state per collegarvi si chiama così, beh questo è ciò che dovrebbe succedere. Una volta fatto l'accesso alla rete, beh non riuscirete più ad attivare il wifi sul vostro telefono, perché accadrà questo. Mi sento davvero un folle a fare questa cosa su uno dei miei iPhone. Incrociamo le dita e speriamo che non accada. Come vi dicevo prima, su questo iPhone ho installato iOS 15, quindi beh se succede su questo, succede davvero su tutti gli iPhone, anche sull'aggiornamento più recente. L'iPhone mi dà un errore ancora prima di accedere. Proviamo ad avvicinarci al wifi. Bene, ora sono molto vicino. Sarà un bug di iOS 15. Cosa significa questo? Che beh, non mi rimane che provarlo sul mio iPhone principale. Me ne pentirò. Accediamo, inseriamo la password che è KK
1, 2, 3, password di una difficoltà elevatissima. E ora dice non è possibile accedere. La password è corretta, cioè ve lo giuro. Perché non accede? Cioè in realtà sta girando la rotellina ma non succede nulla. Con tutto che comunque il segnale è buono. Sta cominciando a buggarsi o sono io? È scomparso il wifi. Ragazzi, questo è il wifi che uso, cioè funziona. Ho solamente cambiato il nome e la password per farci questo video. Adesso dopo che l'ho cambiato così l'iPhone non riesce ad entrarci più. Quindi già, beh, cominciano a succedere cose strane, ma proviamo a avvicinarci di nuovo al wifi, vediamo se cambia qualcosa. Ragazzi, sta succedendo una cosa molto strana, cioè sto attaccato al wifi di casa mia, non mi trova più wifi. Prima c'erano un sacco di reti wifi, adesso ragazzi l'iPhone non me ne trova più nemmeno una. Guardate, non mi fa la stessa cosa del video, ovvero che la cosa wifi non si può più cliccare, ma non mi trova più reti wifi nonostante io, ragazzi, ecco, qui c'è il mio modem, c'è scritto wifi, non compare più né la rete che con tutte le percentuali, con il nome percentuale che abbiamo fatto poco fa, né tutte le altre che ci sono qui intorno. Come risolvere questo problema? Vi faccio vedere. In realtà, ragazzi, risolvere è piuttosto semplice. Non ripetete questa cosa in casa di creare un wifi con quel nome. Non fatelo, non provatelo assolutamente sul vostro telefono. Comunque, nel caso vi dovesse capitare che qualcuno ha messo quel wifi con quel nome e voi avete fatto l'accesso, ragazzi, beh, dovete fare generali, ripristina e ripristinare completamente il vostro telefono da capo. No, sto scherzando, non è vero. In realtà vi basta cliccare su ripristina impostazioni di rete, inserite la password, in questo modo risolverete qualsiasi problema vi era stato creato da quel wifi. Non vi preoccupate, in questo momento non state ripristinando il vostro iPhone. Ora vediamo se i wifi sono ricomparsi, ragazzi, o se non mi funziona ancora. Vediamo un po', ti prego, ti prego, ti prego. Oddio, non ce n'è ancora nessuno. Oh, meno male. Fortunatamente il telefono riesce a leggere di nuovo i wifi e come vedete è ricomparso questo qui, ragazzi, che prima era scomparso. Ultimo check, vi faccio vedere che non stavo dicendo una cavolata. Ci riavviciniamo al wifi, sempre acceso, ragazzuoli. Compare il wifi, ragazzi, cosa che prima, beh, non succedeva. Fate molta attenzione, ragazzi, spero che questo problema venga risolto presto da Apple. Vi dico di stare attenti, ragazzi, perché potenzialmente chiunque potrebbe prendere il proprio telefono, creare un hotspot e mettere quel nome lì, e quindi, beh, in qualsiasi posto vi troverete potreste trovare un wifi libero con quel nome. E beh, potrebbe essere allettante accedere ad un wifi completamente libero, però non fatelo, perché in quel caso avete visto che cosa succederà. Come vi ho mostrato, ragazzi, è facilissimo risolvere. Ricordatevi di lasciare mi piace e iscrivervi al canale. Da Giampi è tutto, ci vediamo alla prossima.